Una bellissima sfida, un Game of Thrones. Mentre in Italia i partiti tradizionali stringono e sciolgono alleanze, a Sant'Ilario, dove ancora uno vale uno, l'irascibile Lord Blog sogna di conquistare il mondo armato solo di iPad, Wi-Fi e vaffanculo. Vieni a vedere. Lord Blog. Sì, vengo. Guarda, ragazzi, meravigliosi. Sì, vedo. Prima, vedo, ma devi scriverle queste cose. Ma sono poco a posto. Ma guarda, invece di riunirsi nei palazzi della politica dove si fanno gli inciuci, ci vediamo in spiaggia. Bello. Ma non è bellissimo? Ma guarda cos'è la spiaggia. In spiaggia ci vediamo. In spiaggia. Ma guarda che meraviglia. Cosa fate in spiaggia? Che cazzo vuoi fare in spiaggia? Facciamo le attività della spiaggia. Cioè? Facciamo le foto. C'è chi pesca, chi raccoglie conchiglie. Sì. Tu l'hai mai visto quel marcione di La Russa raccogliere le conchiglie sulla spiaggia? No. Che no, pensano solo ai soldi, quelli lì. Pensano solo ai soldi. È una guerra! Guarda queste ragazze qua. Guarda queste ragazze qua. Che ha inventato le conchiglie wireless. Che al posto del mare senti Spotify. Tu ti prendi la conchiglia, ti metti lì, ti esce il paguro che ti pulisce l'orecchio. Mentre ti pulisce l'orecchio, ascolti la musica gratis. Capito, ma devi scriverle queste cose. Non puoi scrivere solo quando sbaglia uno e dire circonciso. Devi scrivere tutto. Il resto devi scrivere. Sì. Dovete scrivere queste cose. Vanno scritte. Ma tu sei un giornalista. Il blog, noi siamo pronti. Se vuole vedere i videomessaggi per le europearie, noi ci siamo. Ah, fatti qua i messaggi per i candidati. Ma tranquillo, perché non devo vederle io. Non sono io che le vedo. No. Io non decido un cazzo, cos'è dire? No, io sono un pregiudicato, ma che cazzo vuoi? Ah, no, va bene. Io sono solo un megafono, è la rete che decide. Chi è che decide? La rete, è la rete che decide. Vediamoci un po', guarda un po' questa ragazza qua come si propone, vai. Sì. Ciao, io sono Clara Montefusco, ho fatto un master di grafica all'OIED, ma ho una passione per i castelli di sabbia. Infatti voglio portare in Europa un progetto per costruire le case fatte di sabbia, perché la sabbia è un ottimo isolante naturale. Belli, ragazzi, ma questa qua è bravissima! Questa è capace di prendere 6 voti, che cazzo dici? Ho capito, ma... Vivono nelle case di sabbia, sono termoisolate, hanno la cosa, lo sbalzo di temperatura, che cazzo di... stanno benissimo! Ho capito, ma lei ci vivrebbe in una casa di sabbia, scusi, non... Vatti a sedere, ma sei scemo, io secondo te vivo in una casa di sabbia? Perché lei vuole le case di sabbia. Ma io ho la villa della Madonna qua dietro, quella lì, che cazzo dici? Ah, è sua quella villa là? Sì, è un po' più indietro, ma tu lo sai quanta energia consumo per fonarmi i capelli io, ma che cazzo dici? Ma non vedi come sono sempre perfetto? Guarda che cazzo giubbottino. Questa qui è gente che si lava a settimane alterne. Ma che cazzo dici? C'hanno degli aloni sotto. Ma ragazzi meravigliosi. Tiro il calcio di rigore, Tiro il calcio di rigore! Vieni, metti di qua! Tiro il calcio di rigore! Ma ce l'hai qua il calcio di rigore! Devi scrivere queste cose! Ma che tira un calcio di rigore? Tiro il calcio di rigore! Spiace! Tu che cazzo scrivi? Tutte le cose degli inciucci del PD! Tiro il calcio di rigore! Vai, tiro il calcio di rigore! Rigore, vai! Cos'era? Che cazzo hai fatto? Scusi, Lord Blog, le ho rotto la vetrata. Aia. Ma hai rotto la vetrata? Vabbè, ma stava giocando, sono ragazzi meravigliosi, no? Cioè, giocano. No? Ma che cazzo dice? Meravigliosa era la mia vetrata. Vabbè. La vetrata era meravigliosa. Quando i ragazzi meravigliosi spaccano la vetrata meravigliosa... Vabbè, cosa... E arrivano i pescatori meravigliosi. Cioè? Cosa usano i pescatori meravigliosi? No! La rete! Usano la rete meravigliosa e la portano via! Ma che cazzo vuoi? Ma non puoi sperare che gli ha rotto la vetrata. Lord Blog, adesso c'è Beatrice e Leo Composti per le europearie. Altro videomessaggio. Vediamo un altro videomessaggio. Godiamocelo un po', vai. Vai, Benichè, ragazzi. Io mi chiamo Beatrice Leo Composti e sono una biologa. Mi occupo dell'impatto degli oli esausti delle fritture nell'ambiente marino. E poi ho anche un master in infradito ecosostenibile. Ma cazzo, ma le devi scrivere queste cose? Cosa sono le infradito ecosostenibili? Ma vedi, con gli oli esausti cerca di fare delle infradito per produrre ciabatte. Ti metti lì che sanno di frittura, sono felici i feticisti del piede che quando lo leccano sembrano di mangiarsi i totani! Ma che cazzo dici? Ma i totani! Ma perché li ha radunati tutti in spiaggia? Ma perché adesso c'è il mago Casaleggio, se lo invochiamo, il mago Belino. Belino! Belino!
Belino, sì, Belino, sì. C'è il mago a casa. Ciao a tutta la spiaggia. Sì, ma cosa viene a fare il signore? E prima deve insegnare le tecniche di comunicazione ai nuovi ragazzi che vanno in Europa, no? Ah, le quali sono le tecniche? Ho dato ai ragazzi un libercolo di Etienne de la Boîtier, questo filosofo che gli amici chiamavano il Forchioni. Il Forchioni? Sì. Forchioni. Beh, una cosa che Forchioni mi ha colpito è che dice che nel 2172 si scioglieranno i ghiacciai. Bene, ragazzi. Ma cosa c'entra però con la causa è che uno di loro si è messo con Yoko Ono. Bene, ma quelli erano i Beatles. Ma quelli erano i Forchioni. Ma il Forchioni, ma cosa c'entra? Nel 2099 succede qualcosa di veramente forte. Ma senti che meraviglia. Sì. Cosa? No, perché dobbiamo fare i conti con una sovrappopolazione. Sovrappopolazione. Perché tra 200 anni la popolazione della Terra raggiungerà quota 100 miliardi. Mamma mia, 100 miliardi. Ma all'IKEA di sabato non si avvertirà nessuna differenza. Ma cosa c'entra con la comunicazione? Capire che il Forchioni è una persona a studiare che dice che nel 2068 sbarcheranno gli alieni. Gli alieni. Ma non ci attaccheranno. Questo è incredibile, il Forchioni. Perché sono stanchissimi del jet lag. Gli alieni. Ma non ce la fai. Quando c'è il jet lag non riesce ad attaccare. Ma la comunicazione politica, la comunicazione dell'Europa. Nel 2000... attenzione, questo lo dico un po' per tutte le mamme. Per tutte le mamme. Perché nel 2099 ci sarà una tale abbondanza di cibo sul pianeta Terra e mangeremo tutti così tanto che le nostre mamme ci diranno che potremo fare il bagno solo nel 2112. Ah bene, stando 14 anni di digestione, naturalmente, a questo punto non ha detto mi resta che salutarvi. No, non ha detto niente sulla... Ma divertitevi. Comunque in spiaggia siete fortissimi. Che movimento! Veniva che movimento! Ma non gli ha detto movimento! Non ha detto niente. Adesso, sulla comunicazione. Ascoltatemi tutti qui perché vi devo dire una cosa molto importante. Cosa? C'è una cosa molto importante che vi devo dire. Sì. Sappiate che c'è una nuova regola. Sì. Che chi vuole aderire al movimento deve firmare questo foglio che dice che in caso di condanna penale o sfiducia da parte del movimento dovrà versare 250.000 euro. Ma perché? Ma come perché? Ma perché? Perché questa è una... È una guerra! Perché è una guerra! Ma non c'è vincolo di mandato in questo paese? Cioè, è possibile che uno cambi idea, no? Anche se ma viene eletto... Ma tu non hai capito quello che stiamo facendo qui? No, ma, perché tu fai ancora quelle domande vecchie di una volta? No, è che c'è scritto nella Costituzione. Ma non puoi evolverti, non puoi guardare avanti. Ma dove guardi? Ma questa gente qui è gente che deve essere controllata. No, capito, va bene. Perché se vedono un po' di grano vanno in paranoia. Ma no, addirittura. Sono mica come me, io vedo grano da ma questi qui appunto, ma non è vero, faccio vedere, sono una ragazzi meravigliosi, faccio vedere una mazzetta, sono 10.000 euro, 10.000, a vedere che cazzo succede, cosa ti fa una mazzetta, guarda, no vabbè, ma no, che succede? Diventano zombie questi, ma no, ma e devi stare attenti, no, se vedono i soldi perdono la testa, si stanno trasformando, no ma non credo, appena vedono 2 lire diventano zombie, ma sono ragazzi meravigliosi, ma fidati, venite, ma se ti dico che diventano zombie, ma guardali, aiuto, guardali, sono tutti qui, sai, sono felici come a Luna Park, senza di me, dai, sarebbero a sprecare la vita al bar, e invece qui la rivoluzione a costo zero, dico così perché di euro non gliene do mai, perché lo sa, sareste zombie pure voi se vi lasciassi tutto lo stipendio, quando mai sareste zombie attenti a voi, e dissidente paga e dopo fuori, fuori. Lo sanno tutti che i soldi non danno la felicità, ora capite, per questo io vi pago la metà, se poi vorrai
avevo i caccieresse in mezzo ai guai. Zombie, pure voi, a questo serve avere un capo. Vedi, vedi, lo sai. Attenzione che stanno... si sono incazzati. Infatti meglio andare. Zombie, devi passare di qua in mezzo. Ma dove andiamo? Loro, dove? Sono zombie, andiamo a casa mia. Ah, loro vengono? Andiamo, loro possono venire, vieni in casa mia, che cazzo dici? Ah, ecco, se non vengono. Ma dove andate tutti quanti? Non vi ho ancora detto la più bella, la dico a voi. Nell'aprile del 2080 un asteroide composto, diciamo così, di sola menta colpirà il polo sud formando la più grossa granita della storia umana. Sembrava che potesse essere utile questa cosa qua, ma evidentemente... Tra poco con Antonio Razzi. Ciao ragazzi.